E come anticipato, in questa seconda parte di Ringa siamo insieme all'Arcivescovo Giampaolo Crepaldi. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Vescovo di Trieste, ci fa molto piacere anche perché ci siamo visti nei giorni scorsi in occasione della festa di San Francesco di Sal per fare un po' il punto su tante tematiche che riguardano la città e l'attualità non solo. Una di quelle sulle quali chiaramente si è espresso anche attraverso organi di stampa nazionali, quello dell'Unione Civili. C'è un passaggio nel quale lei ha affrontato quella che può essere la prospettiva, cioè dopo l'approvazione possibile di questo testo, che poi ha visto 6.000 emendamenti, comunque un grande dibattito e scontro anche all'interno del Parlamento, lei ha detto che probabilmente nel dibattito d'attualità arriverà l'identità gender. Qual è la prospettiva dei prossimi mesi, secondo lei? Ma, insomma, io direi, insomma, sarei attento a quello che capita Già ora. sabato, con la grande manifestazione che si preannuncia del cosiddetto Family Day. Io credo che se il mondo politico avrà la saggezza di ascoltare quella piazza e farà le debite riflessioni e terrà le debite, direi, conseguenze, io direi che forse oggi come oggi è un po' prematuro prefigurare i tempi immediati o Successivi. medio-lunghi le conseguenze. Io aspetterei quella manifestazione. E voglio solo dire una cosa, che intanto mi scuso con i telespettatori per la mia voce, ma insomma anche i vescovi si ammalano e quindi un po' di raffreddore picchia. Va bene, voglio dire solo una piccola cosa, che migliaia di persone, insomma, partiranno anche da Trieste, Ci sono dei numeri, sa già quanti. certamente, insomma, sicuramente più di 700 aderenti al cammino neocatecumenale, però ci sono anche altre realtà in termini quantitativi molto più contenuti, però insomma sarà una presenza veramente molto Quindi significativa, più di molto 700 forte, persone da Trieste. certo, solo da Trieste, direi espressione della realtà ecclesiale di Trieste, che vanno a Roma con la benedizione del vescovo, con l'incoraggiamento del vescovo e con la benedizione del vescovo. E quindi io direi che quella manifestazione sarà una manifestazione popolare. Papa Francesco invita noi vescovi ad essere con il popolo e invita una chiesa in uscita, quella sarà una manifestazione che va in questa direzione. Dall'altra parte, direi, l'intervento del Papa, così autorevole, così significativo, così forte, il suo discorso fatto alla Rota Romana, dove Non fare invita confusione, no? a non fare confusioni tra la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e altre forme di unioni. L'impegno, direi, del presidente dei vescovi italiani, ma direi anche quello che è venuto fuori, penso al centro studi di Vatino, da più di 500 esponenti del mondo del diritto, insomma, direi vanno nella direzione di legittimare sul fronte morale, ma anche sul fronte scientifico, questa battaglia contro un disegno di legge che presenta veramente molti limiti. Eccellenza, non è la persona cui chiederlo, però molti non hanno sottolineato, per esempio, che è anche una questione, oltre che morale, come diceva lei, scientifica, anche economica. Cioè, ha un costo questo provvedimento, Non è vero? vero che non sia stata sottolineata. Io ho avuto l'opportunità di leggere Costerebbe. quanto costerebbe, parliamo di diversi milioni di euro, indubbiamente.
però tenga presente, insomma, per l'impressione che ho io, che è una legge che ha una grande valenza ideologica, perché molti di quei diritti che vorrebbe salvaguardare sono già di fatto presenti nel nostro ordinamento, tranne due, la reversibilità Della della... pensione, per esempio, questo intende. E questo, però anche questo direi, adottando il criterio che si è adottato fino oggi, del utilizzare il diritto civile privato, potrebbe essere anche sostanzialmente risolto. È l'altra grande questione che presenta questa legge, su cui ci deve essere un no chiaro e preciso, è quel capitolo così denominato della stepchild adoption, Del dell'adozione del figliastro, diciamo, figlio, il figlio del del cosiddetto compagno, sì. figliastro, ma lì passa tutto il resto della maternità surrogata, dell'adozione internazionale, eccetera. Insomma, andiamo veramente in una direzione. Le volevo fare una riflessione. Abbiamo un governo di sinistra, insomma, anche se Renzi così dicono che sia cattolico, ma quello che noto io, e lo noto anche con un po' di sconcerto, vedere partiti di sinistra, forze di sinistra, che si sono buttate a corpo morto sul fronte dei cosiddetti diritti civili, va di pari passo con un'azione di governo, per esempio, che è andata di fatto nella direzione di abbassare i cosiddetti diritti sociali, che dovrebbero essere qualificati e qualificanti un'azione di governo di partiti di sinistra. Noi abbiamo avuto la riforma dello Statuto dei lavoratori, l'abolizione dell'articolo 18. Cioè dice, questi sono C'è diritti una cosa su quali si è strana, perso. una cosa strana. Diritti civili, che vuol dire prospettiva culturale, del soddisfacimento dei desideri individuali, quindi una prospettiva culturale prettamente borghese, individualistica, e abbassamento di quello che era l'elemento qualificante, l'azione culturale, politica e di governo della sinistra, che era la questione del lavoro, la questione dei lavoratori, eccetera. Dico, qui è un governo che fa guerra ai sindacati, è un governo che ha abbassato, che ha mai stato una situazione direi di diritti negati all'interno del mondo del lavoro. Un disagio sul fronte del lavoro enorme, però insomma si privilegia un fronte e si abbassa Che l'altro. lei lo ritiene Io più non so, ideologico, io più ideologico, diciamo. constato, e constato Senta, direi con perché allora io. la cosa, se lei guarda, anche ascolta i leader politici che si interessano ormai di disoccupati, sono Non i ci sono più. partiti di, no, 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 ci sono i partiti di destra, i quali dicono invece di interessarsi lì per soddisfare i desideri di piccole minoranze, sostanzialmente, anche se sono sostitute dalla gran cassa mass mediale, sono i partiti di destra, abbiamo la Lega, Fratelli d'Italia, e la Chiesa, no? È quello che ha detto anche il cardinal Bagnasco, dice, ma in un paese dove i giovani non trovano lavoro, le famiglie scivolano sempre di più Soglia di sul povertà. fronte della povertà Sì. e del disagio, eccetera, ma interessatevi di questi, questi sono i veri Come si problemi. risponde a chi si oppone, diciamo, alla piazza o discute questa piazza del Family Day dicendo ma alla fine sono tutti politici che hanno avuto due o tre matrimoni che si battono Allora, per questi diritti, per il indubbiamente, mantenimento della insomma, famiglia è bene naturale? che si mettano un Però po' in sa che riga, insomma, no? è bene che si mettano un po' in riga, eccetera. Però vede,
una cosa sono le situazioni personali, una cosa è il piano, è l'affermazione di principio. Ci deve essere assoluta, possibilmente assoluta congruità tra questi due piani, però direi non è obiezione valida direi per il fatto che insomma, ci sia un'affermazione di principio da parte di una persona magari che sul piano morale è un po' zoppicante. Insomma, io credo che sia molto importante che sul fronte della formazione di principio questi ci siano, siano forti, siano. Poi tenga presente, sa, io ho avuto ho letto anche il comunicato delle famiglie che hanno figli omosessuali, eccetera, e che parteciperanno in maniera convinta al Family Day. Direi anche all'interno del mondo che si interessa della realtà omosessuale, che va, a cui va il massimo del rispetto, il massimo del rispetto, oppure anche non sono mica tutti intruppati nelle truppe LGBT, direi la posizione anche dal punto di vista ideologico, anche con riferimento a questa legge, sono più composite e articolate, e il Family Day ne recepisce la presenza. Cioè dice in qualche maniera che si sta velando il dibattito sulla condivisione del riconoscimento di certi diritti che ormai molte forze politiche e molta parte, credo, della nostra popolazione condivide, riconoscimento di alcuni diritti, che poi trasporta in sé invece qualcos'altro. E lei dice questi diritti li possono già avere. Ma li hanno, li hanno. Li hanno, quindi questo già è un tema che molti non hanno. Perché i vescovi non vanno in piazza invece? Lei diceva, i vescovi non vanno in piazza, hanno firmato un documento nei giorni scorsi, però forse in un momento come questo... Guardi, ognuno deve fare il proprio mestiere. I vescovi, direi, io personalmente, no, molto probabilmente ci sarà qualche confratello che andrà in piazza, ma non è assolutamente necessario che i vescovi facciano i capi popolo, gli arrufa popoli. Ai vescovi si chiede una chiarezza sul fronte del magistero dell'insegnamento e una capacità di guidare con saggezza, sapienza e in piena fedeltà al Vangelo del Signore e al magistero della Chiesa e al loro popolo. Dopo, le questioni che hanno anche rilevanza culturale, politica, sociale, eccetera, sono questioni che non attengono direttamente all'esercizio del ministero episcopale, ma alla testimonianza del laicato. Quindi organizzare manifestazioni, essere in piazza, eccetera, questo mi sembra... è quello che è capitato anche al Family Day del 2007. Eccellenza, c'è una cosa che mi colpisce, cioè lei nei giorni scorsi ha parlato dei cattolici alla guida del nostro paese, delle nostre istituzioni, ha fatto questo riferimento poco fa anche parlando di Renzi, e ha detto che bisogna ricostruire una classe politica cattolica da zero. È così? Ho detto che... lo è a livello nazionale, lei, locale. Lei apre qua butta addosso una tematica, cioè magari ci riserveremo un altro incontro. Però voglio dire solo questo. Indubbiamente questo Parlamento, nella storia del Parlamento italiano, è quello con magrolino dal punto di vista dei cattolici, no? Parlo della solo dal punto di vista quantitativo, senza addentrarmi, perché lì, se no, sul fronte qualitativo, insomma. Cioè. Ed è una quantità sostanzialmente esigua
è molto frantumata. Io direi che è arrivato il tempo di fare due cose, di chiedersi il perché in maniera seria. Nessuno oggi in Italia se lo sta chiedendo. E poi di avviare non sotto la responsabilità dei vescovi, ma direi sotto la legittima autonomia del laicato, una qualche risposta. Però qui i tempi non sono semplici o immediati, ma sono tempi che vanno ritagliati sul quantomeno sul medio periodo. Visto che siamo nel medio periodo e si sta definendo un po' di più il campo di gioco anche qui a Trieste, lei che cosa? Non le chiedo un giudizio chiaramente sui possibili candidati, se poi volesse dire qualcosa, però che cosa chiede ai candidati che si sfideranno? Quale impegno per i prossimi anni per la città di Trieste? Chiederei prima di tutto di amare tanto questa città, di essere attenti ai problemi veri di questa città. Io direi sarei attento a tre questioni grandi. Abbiamo una gioventù che ha bisogno di avere di fronte una prospettiva, oggi non ce l'ha. Sul fronte dell'impegno, del restare qui in questa città, direi del riprendersi in mano questa città. Abbiamo un'altra fascia di età che vive per una stagione veramente di grande insicurezza, incertezza, che è tutto il mondo degli anziani, un mondo in crescita, un mondo. La terza cosa che chiederei è quella di dare a questa città una prospettiva di sviluppo. Va bene, adesso è stato, forse abbiamo iniziato a sbloccare la questione del Porto Vecchio, spostato il Porto Franco. Non basta. Non basta, bisogna fare qualcosa di più, qualcosa di più incisivo, direi anche di più organico. Le intelligenze, le forze umane, eccetera, in questa città ancora ci sono, ancora ci sono. Direi l'ultima cosa, con un'avvertenza, non fare battaglie ideologiche che non vanno nella direzione di rispettare la persona umana. Mi riferisco a certe cose legate ai testamenti di fine vita, all'introduzione del gender nelle scuole, eccetera. Insomma, direi con un dibattito serio nell'ambito della città, e muoversi con grande e assoluta saggezza su campi che vanno a toccare poi anche i bambini della scuola materna. E se i candidati o il nuovo sindaco, io sarei veramente molto contento se si muovessero dentro queste Chiunque sia, prospettive. o si augura che sia un Comunque cattolico. sia. Allora, io no. Guardi, è importante che sia una persona, direi che abbia a cuore queste cose, che abbia a cuore queste cose. Direi delle volte, sa, volere che siano quei tempi che corrono, che sia cattolico, eccetera, eccetera. A
so cosa vuol dire la solitudine crescente, un po' disperata di tante persone sole e abbandonate. So, direi, quanti giovani vanno via da questa città. So quanta sofferenza sul fronte del mondo del lavoro, del mondo del commercio, delle piccole imprese. Senta, le chiedo veramente l'ultima cosa. Visto nel dibattito adesso ormai internazionale, al di là di quello che poi si è detto anche in Italia, le polemiche per la città di Trieste, insomma, in Nord Europa, in Danimarca si vanno a sequestrare i beni dei migranti. Ora si pensa a un piano di masse di espulsioni, 80.000 espulsioni per i senza diritto ad asilo, quindi dovrebbero essere rispediti nei paesi d'origine. Che cosa dice? Stiamo sbagliando? Dico Schengen è già questo. saltato dalle nostre parti, quindi No, cosa dico succede? questo. La latitanza dell'Europa sul fronte del governo delle migrazioni porta a queste robe, che sono delle robe che non stanno né cielo né terra. Da una parte fili spinati, la messa a rischio di Schengen, che sarebbe una sventura, la messa, queste tasse sui patrimoni immigrati, eccetera. L'Europa non vuol capire che è arrivato il tempo di una revisione della sua identità e del suo ruolo e di una posizione chiara e condivisa nel governo del fenomeno migratorio. Perdonate, il fenomeno migratorio sta facendo implodere e i segnali sono questi. Quello che abbiamo di Schegge impazzite, fronte decisioni diverse. è un paese contro l'altro, eccetera. Ma no, noi, questo è lo scenario che abbiamo di fronte. Non una posizione autorevole, lungimirante e seria dell'Unione Eccellenza. Buon lavoro per i prossimi giorni. Non abbiamo detto, l'abbiamo forzata in questo giorno, nonostante qualche linea di febbre, insomma, ci dispiace. Non abbiamo ricordato invece la giornata della memoria, anche perché c'è stato un passaggio molto importante che anche ai nostri microfoni Rabino Capo ha ricordato, diciamo, quella visita del presidente Rouhani in Italia, negazionista, al di là delle statue coperte, che è un tema che non può interessarci, ma magari mi piacerebbe capire e sentire anche la sua opinione. Però abbiamo sacrificato al business, alle rotte commerciali con l'Iran, qualcosa? Mica tanto a parte le statue coperte, No, ma sono la nostra storia quella. certo. Dico, ma insomma, cosa vuole? Dico io, cosa vuole che le dica? Questo presidente che va in Vaticano non va a vedere la Cappella Sistina perché ci sono dei nudi di Michelangelo. Anche noi, anche c'è stato qualche papa, insomma, che si scandalizzava lì a coperti. Dopo, per fortuna, c'è stato un soprassalto di serietà di fronte alle opere d'arte e hanno tirato via i perizoma, no? Perché quello che conta, direi, è qualcos'altro. Noi siamo quello e dobbiamo essere orgogliosi di essere quello e dobbiamo essere fermi nel dire agli altri che siamo. Queste sono le grandezze. E l'Europa è l'elemento di fascino per queste altezze culturali, artistiche, che sono state accumulate in lunghi secoli con tanti sbagli, eccetera, insomma, e che sono frutto, direi, della sua cultura che ha le radici nel giudaismo da una parte e nel cristianesimo. In una città Allora, uno come che nega queste robe qua, sia destra, sia sinistra, non so io.
mi cadono le braccia. Cosa vuole che le dica? Cosa vuole che le dica? In una città come Trieste, diciamo, multiculturalismo e il dialogo interreligioso, come valuta lei, insomma, il fatto che appunto si sia creato questo attrito col mondo ebraico? No, a Trieste non c'è nessun attrito non col mondo a Trieste, ebraico. Ma a Trieste abbia segnalato con fastidio, come Roma chiaramente, la presenza del presidente Romani. Qualche motivo, direi, il mondo ebraico ce l'ha, insomma. Questi hanno una guerra dichiarata contro Israele. Questi hanno il programma di distruzione di Israele. Il problema è questo, no? Se a lei toccasse di incontrare uno che sa benissimo che la vuole distruggere, insomma, non so se si leva il cappello, eccetera, certo. Insomma, direi. C'è una questione di diritto della propria vita, insomma. Allora, lei solleva giustamente la questione se quando siamo di fronte al business deve cadere qualsiasi altra esigenza. Io dico di no, perché quando noi abbiamo fatto salvo il Dio denaro, abbiamo massacrato popoli e persone, ma la politica vera salva i popoli e le persone e dopo anche il denaro, ma dopo. Però sa che per esempio l'Iran potrebbe essere una svolta anche per il porto di Trieste, così dopo... La visita, diciamo, la missione di Deborah Serracchiani in Iran. Allora, le cose devono essere fatte dentro queste compatibilità etico-culturali. Grazie Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, grazie per questa chiacchierata, ci rivediamo presto, insomma, tanto adesso avremo altri temi di cui discutere e approfondire insieme. Grazie a voi per averci seguito, restate su Tele4. Grazie, buona serata.